Non si può mangiare questa roba, ma che... Ciao a tutti amici e bentornati a una nuova puntata di Schifezze che Passione, format del quale certamente io non sentivo la mancanza, ma voi forse sì e quindi eccomi qua, di nuovo pronto ad avvelenarmi e a immolarmi per voi. Per racimolare quattro schifo di views che a malapena mi ripagano delle cose che compro per sostentarmi. Comunque, al di là di questo, io andrei rapidissimo, proprio veloce come il fulmine, perché abbiamo tanta bella roba da assaggiare, tutta diversa, e quindi non mi perderei troppo in chiacchiere. Questo simpatico vasetto dal contenuto, ahimè, misterioso. Un bel wafer edizione speciale per Dragon Ball Super il film. Un'altra edizione speciale, però stavolta delle gocciole. Un pacchetto di snack alle lenticchie dal gusto particolare che poi vediamo dopo. E una simpatica quanto fredda da frigo bottiglia di liquore alla banana. Cremoso e avvolgente, come dice l'etichetta. Dice l'etichetta, non io. Quindi che dire, certamente una puntata bella pimpante, bella frizzante, che non potrebbe cominciare nel migliore dei modi se non assaggiando questa special edition a tiratura limitata delle famosissime gocciole, un tipo di biscotti che so essere il preferito di tantissimi. Tuttavia non il mio. Io infatti non sono un grandissimo mangiatore di biscotti, se devo essere sincero. Non è che mi facciano schifo, però ne faccio anche a meno. Quindi mangiando pochissimi biscotti non mi capita quasi mai di mangiare le gocciole, però ho frequentato un sacco di gente per cui le gocciole sono addirittura il biscotto preferito, se non uno dei preferiti. Comunque so che è molto gettonato, ovviamente le ho assaggiate anch'io innumerevoli volte, perciò proviamo questo nuovo gusto che oltre alle gocce di cioccolato promette di avere della croccante granella di caramello. Ed eccoli qua, ovviamente all'aspetto assomigliano a quelli classici. Il profumo prometteva bene, devo dire che anche il sapore non è male, effettivamente il caramello si sente. Buoni, devo dire buoni, un biscotto veramente ghiotto che sicuramente piacerà e farà felici chi è già fan delle gocciole, ma anche chi non le apprezzava più di tanto come me, adesso hanno quel tocco in più. Peccato che sia una edizione limitata, quindi penso che non rimarranno in commercio ancora per molto, se non le hanno già tolte. Perciò se fossi in voi ne approfitterei subito prima che le tolgano e quindi cliccherei sul link Amazon che vi lascio in descrizione per comprarle. Passiamo quindi alle lentil chips. Ma Mr. Massi, sei impazzito? Passi da una cosa dolce a una salata? Sì, oggi mi va così, oggi voglio stravolgere le regole di Schifezze che Passione e passare da una cosa dolce a una salata, poi ancora dolce, poi salata, insomma fare su un miscuglio schifoso di cui certamente il mio stomaco non sarà contento. Lentil chips, dicevo, della lentil chips maple bacon taste, ovvero delle patatine di lenticchie, quindi senza patate presumibilmente, al gusto pancetta e sciroppo d'acero, presumo, perché maple, anche se la parola sciroppo non c'è, però maple che cazzo è, al gusto di acero, pancetta e acero, boh. Effettivamente il profumo sembra promettere bene. Sì, oddio, non sono male, sono abbastanza gustose, diciamo, sono abbastanza sfiziose, però non sono poi così saporite, mi aspettavo un sapore molto più forte, più deciso. Si sente molto l'affumicatura, snack di lenticchie rosse al gusto di pancetta d'acero. Ma perché? Gli aceri hanno la pancetta. Ingredienti: 42% farina di lenticchie rosse, farina di mais, farina di riso, olio di colza, miscela di condimenti, fra parentesi zucchero, farina di frumento, aromi, destrosio, sale affumicato, estratto di lievito, sale, cipolla in polvere, estratto di spezie, erba. Erba? Come erba? L'erba... erba del prato? Erba... erba. Sale, ancora una volta, cioè tre volte il sale, cioè... boh. E poi scusa, dove cazzo sarebbe la pancetta? Non è elencata. Ma sì, alla fine non male, ma c'è di meglio in giro. A
Adesso invece voglio provare questo simpatico wafer, credo che sia un wafer ripieno di cioccolato di Dragon Ball Super, uscito relativamente al film nuovo, di cui ho già fatto il riassunto e vi lascerò il link qua, perché a quanto pare moltissimi iscritti al mio canale non sanno della sua esistenza e non l'hanno ancora visto. Incredibile, inconcepibile. Comunque, dicevo, un wafer, un simpatico wafer molto leggero, anche forse sbriciolato, non lo so, al modico prezzo di 2,50€. Questa merdina costa 2,50€. Ebbene sì, probabilmente il pacchetto vale di più del wafer stesso, questo lo appureremo solo una volta assaggiandolo, però non so perché ho questa sensazione. Saranno gli anni di esperienza in porcherie di ogni genere. Lo aprirò quindi con precisione chirurgica per non rovinare il pacchetto, che mi deve ovviamente rimanere come ricordo, perché 2,50€ sta merda, cioè almeno il pacchetto lo terrò. Ed eccolo qui, in tutto il suo splendore, o per meglio dire in tutta la sua bruttezza esacerbante, però vabbè, fa schifo al cazzo. È caduto qualcosa? Cos'è caduto? Oh mio Dio, c'era dentro una figurina, attenzione! Ecco perché costa 2,50€, per attirare i gonzi che si fanno la collezione delle figurine. Evidentemente ce ne saranno tante, tutte diverse, perché vedo che questo è un personaggio neanche troppo principale, quindi comunque se c'è il Gotenks grasso, figurati quanti personaggi potrebbero esserci in questa collezione, quindi la gente scema va e si spende 5.000 lire a botta per un wafer di merda che si sbriciola soltanto a guardarlo per farsi la collezione completa di figurine. Comunque fa niente, assaggiamo, anche se mi basta un semplice fugace sguardo per accorgermi e per capire che si tratta di un wafer di un sicuramente cacao e cioccolato di pessima, di infima qualità. Ovviamente, come volevasi dimostrare, non sa di nulla. Cioè, nonostante ci sia quasi un centimetro di cioccolato, non sa praticamente di nulla. Oh, ma i giapponesi proprio i dolci non li sanno fare, non c'è un cazzo da fare. Oh, non li sanno fare. Vabbè, almeno mi sono cuccato la figurina. 2 euro, chi la vuole, la vendo a 2 euro. E veniamo quindi a uno dei prodotti forse più enigmatici di questa puntata, ovvero questo, Vegemite. E che cosa sarà mai questa Vegemite? Sinceramente non lo so, questo è un prodotto che mi è stato consigliato dalla mia tipa, che mi ha detto: ah sì, devi provare assolutamente questa crema spalmabile che mangiavo sempre quando ero in Australia, è un prodotto australiano, buonissima, si trova solo là, è difficilissima da trovare. A me però sembrava di averla vista in qualche negozio super fornito qua e là, poi effettivamente quando siamo andati a cercarla non l'ho mai più trovata, cioè probabilmente l'avevano ritirata dal mercato perché è considerata pericolosa per la salute, evidentemente, non lo so, comunque non si trovava più. Però attenzione, su Amazon si trova, cercando bene, si trova, non costa poco, ve lo dico subito. Però insomma, siamo riusciti a trovarla, lei l'ha comprata e mi ha detto devi assolutamente assaggiarla. Non mi ha saputo ovviamente spiegare cosa ci fosse dentro e gli ingredienti sono tutti in inglese. Provo a leggerli. C'è dentro malto, grano, orzo, sedano, coloranti, certe spezie, boh, insomma è una roba strana. E bisognerebbe spalmarla sul pane, almeno così mi ha detto lei. Ma che schifo! Cioè, l'odore non promette bene per niente. Cazzo, sembra cibo per i cani? Ma stiamo scherzando? Ma cos'è sta roba? Oh, ma è pazza quella. Io la mollo questa qua. Ma perché mi ha consigliato sta roba? Cioè, mi voleva ammazzare. Cioè, non ha il coraggio di lasciarmi. Ha detto mangia quella perché è un suo tentativo di farmi fuori. Cioè, ma che cazzo è sta roba? Ma puzza di schifo! Ma cos'è? Ma fa cagare! Cioè, ha la consistenza della crema spalmabile, che può essere, che ne so, la Nutella o qualsiasi altra crema spalmabile, un colore proprio merda nera di quando proprio sei mangiato cose brutte, ti esce proprio la merda più nera. Boh, mi provo a spalmare, ma mi fa veramente cacare questa cosa. Ah!
Ma cazzo! È salatissimo! Forse ne devo mettere di meno. Madonna che schifo! Ma fa cagare! È una cosa assurda, fa cagare! Cioè, salatissima! Sai cos'è questa roba qua? Ma questo è dado! Questo è dado! Cioè, se, questo qui, secondo me, è il loro dado! Cazzo, no! Questo è dado! Che schifo, è come mangiare il dado cremoso, il dado... No, questo è il dado, questo non si mangia così spalmato, questo loro lo prendono con cucchiaino, lo sciolgono nell'acqua e fanno il brodo. Cioè non si può mangiare questa roba, ma che cazzo, ma cos'è? A questo punto devo fare un annuncio, devo dire qualcosa, sento proprio il bisogno di dire qualcosa alla mia dolce metà, alla ragazza che ha avuto la geniale pensata di consigliarmi questa roba. Poi facciamo i conti! E infine ragazzi, non mi rimane che assaggiare questo, un dolcissimo liquore al gusto di banana, o almeno spero che sia dolcissimo, così con la sua dolcezza, con i suoi zuccheri, il suo... buon profumino di banana laverà via quello schifo che mi ha lasciato in bocca quella porcata, quella merdata. Il tappo che stappa la timidezza. Attenzione, ovviamente trattandosi di un alcolico ci vuole un bicchierino piccolo. Vedo che è molto giallo, ma già si vedeva anche prima essendo la bottiglia trasparente. Però io voglio fare il figo e farvi vedere che c'ho anche il mini bicchierino a forma di mini boccale di birra. Buono. Sì, oddio. Si sente più l'alcol che la banana, se devo essere sincero. È 17% di volume alcolico, quindi insomma niente male. Ovviamente prodotto in Italia e gli ingredienti sono panna, zucchero, sciroppo di glucosio, alcol, proteine del latte, alcolato di banana 1%. È un po' poco forse. Vabbè, poi ci sono gli aromi che vabbè, mi sa che quelli sono poco naturali. Comunque, tutto sommato non è male. Se volete gradire un buon liquore accompagnandolo a una fetta di torta, di dolce, oppure semplicemente a un fine pasto, magari anche con due cubetti di ghiaccio. Adesso la bottiglia, la mia, era fredda congelata da frigo. Però, magari anche con un po' di ghiaccio tritato, secondo me, fa la sua porca figura. E quindi ragazzi, per oggi possiamo anche finire qua. Ovviamente devo salutare e ringraziare il gentilissimo Andrea Spingardi, grandissimo mecenate del mio canale, ormai lo sapete meglio di me, mi fa un sacco di regali e anche in questa puntata abbiamo visto le sue gocciole special edition e anche la bottiglia di liquore alla banana me li ha regalati lui. E devo ringraziarlo non solo per questo, ma anche per questi due DVD che mi aveva regalato per Natale. Il primo è Night of the Wolf, un film veramente carino sui licantropi, abbastanza originale per quanto possa essere originale un film sui licantropi, che comunque il tema più o meno è sempre quello, non si può variare più di tanto, e che secondo me ha voluto un po' ricordare, ha voluto omaggiare un vecchio classico come Un lupo mannaro americano a Londra. L'altro invece purtroppo è abbastanza una schifezza, o meglio, non è che faccia proprio schifo, però è un film piuttosto inutile. Parla ovviamente di giovani un po' scapestrati, un po' teppisti che bevono, fumano, maneggiano armi. Però alla fine non è che succede un granché, sì, muore uno, però in teoria si parla di gioventù bruciata, quindi droga, armi, sesso, queste cose, alcol, eccetera. Non si vede quasi niente, non succede quasi niente. Posso capire che sia un film del 1979 e che magari nel 1979 per fare scalpore bastava anche meno, la gente si impressionava con molto meno, però a vedere oggi un film del genere, un film inutile, deludente, pensavo molto molto meglio. Comunque, grazie ancora Andrea per tutti questi bei regali. Mando un saluto ovviamente anche alla mia tipa, anche se mi ha regalato quella schifezza immangiabile, brutta, e quindi per questo prima o poi me la pagherà. Detto questo, mando un saluto ovviamente anche a tutti i miei Patreons. Vi ricordo che non potete lasciarvi scappare il mio libro È sempre colpa degli uomini. Chiedetemi privatamente come fare per averlo, oppure iscrivetevi direttamente al Patreon per ricevere il libro via mail. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!